A partire dal 14 aprile la scheda prodotti e servizi sarà rimossa. Vediamo di aggiungere la vetrina. Allora, di solito si va su modifica. Eccolo qua. Crea una pagina vetrina. Crea una pagina vetrina. Come una pagina vetrina puoi estendere la presenza della tua pagina aziendale e fornire un messaggio mirato per coinvolgere audience specifiche. Crea una pagina dedicata per ciascun aspetto del tuo business con un particolare messaggio da condividere audience riferimento. Dai membri di LinkedIn la possibilità di seguire gli aspetti del tuo business a chi sono più interessanti. Condividi contenuti mirati per sviluppare una relazione con audience specifiche. Ricorda che per ogni pagina aziendale più generale è previsto un numero massimo di pagine vetrina, 10. Lasciamo perdere, scopri di più sull'immagine vetrina. Nome della pagina vetrina. Questo è il nome che i membri di LinkedIn vedranno. Allora, corsi GIS open source per la pianificazione territoriale. Amministratore io, open source, crea pagina. Ok, immagine a piena ampiezza, proviamo a caricarne una. Sfoglia. Sì, predisponetevi le immagini prima, che tanto comunque di solito non ci azzecco mai con la dimensione. Però vabbè, proviamo. Avanzamento 3 mesi, vediamo questo. Ok, carica. Ah, ecco, 974 per 330. Proviamo, perfetta, è un po' meno che perfetta. Proviamo, vai. Sì, sembra bella. Spiegazione. Mi occupo da anni di GIS e ho sviluppato competenze in merito in tema di open source. Ci sono molti software GIS. E li ho applicati al mio lavoro di pianificatore territoriale. Offro la mia competenza per impartire lezioni anche private. Ok. Lingua. Inizia a digitare il nome del gruppo, puoi aggiungere. Dopo te, mettere in evidenza un gruppo nella tua pagina in vetrina, devi essere un membro o un amministratore. Ecco, pianificatore. Ah, perché si chiama PT. Eccolo qua. Logo, proviamo ad aggiungere un logo 100x60 pixel, però comunque adesso dovrebbe essere aggiungiamo questo anche se no bello, vai, salva, urla nella pagina, ok, http://www.sito.it,
siticon.it. Bisogna selezionare il settore principale della vetrina. Bah, architettura e progettazione. Sì, perché ne metterei altri, però alla fine vado sempre a mettere architettura e progettazione. Abilita, pubblica, informazioni sulla pagina. Facciamo prima pubblica, perché LinkedIn di solito mi la prova. Eccolo qua, corsi GIS open source, segui. Beh dai, non è male. Possiamo pubblicare. Questa è la pagina di vetrina. Ah, sono diventate praticamente delle pagine a sé e collegate alla pagina. Proviamo a visualizzare altre informazioni della pagina. No, molto bella. Modifica. Modifica pagina, c'era questa, informazioni della pagina. Ah, ok. Niente, è così. Ecco, allora dicevamo, sì, questa è la creazione della pagina. Non ci sono altre informazioni da poter inserire. Ok, sì, pubblichiamo subito un aggiornamento. Vediamo come esce. Siti, planner. Scopri. Vediamo, sì, questo dovrebbe andare bene. Vediamo come esce visualizzato. Ottimo, mi sembra perfetto. Condividi. Ah sì, perché qua c'è sempre il nome che è meglio mettere. Condividi. Bello. Bello, mi piace. E poi se torno sulla pagina, cosa succede? Vediamo. Allora, aziende. Vediamo dove è stata posizionata. Ah, proprio diventando le pagine delle vetrine, cioè delle pagine aziende. Eccolo qua. Però vedi, non c'è il logo. Dai, però mi piace. Ok, finito il tutorial. Se avete domande, scrivetemi sotto. Grazie.